Bella zii, come stai Mauro? Tutto a posto? Tutto bene. Come stai te? Oggi Fra sta al lavoro, a Mauro il compito di fare il videomaker. Cuciniamo. Ti ricordi quando ci siamo organizzati con NordVPN per andare in Islanda a provare lo squalo marcio e a scoprire se Yotobi ci avesse ragione? Bello quel video. E ci abbiamo un'altra idea matta. Come fanno la carbonara in Francia, Mauro? Male. Sei molto cattivo, cinico. Come fanno la carbonara in America? Per scoprirlo però non è che puoi cercare How to cook carbonara American way. No, devi avere una VPN. Quindi abbiamo chiesto a NordVPN di darci l'abbonamento e provare prima con la VPN in Francia a cercare la ricetta della carbonara come se fossimo a Parigi e poi con la VPN a New York a vedere lì che ricetta ci uscirebbe per prima. Siamo matti e geniali, Mauro? Matti, sì. Siamo al mulino, siamo pronti per cominciare? Via. Cominciamo da Parigi. E io non ti ho ringraziato del like, del follow, del commento di essere te. Ma mettiamo la VPN a Parigi e cerchiamo la prima ricetta che appare su Google francese. Sei ingredienti. Secondo te sono giusti? No, Mauro? no, assolutamente. Dici di no? Guarda, un paio sì. Il sale e il pepe. Il resto. Il sito si chiama Marmiton. E la cosa che forse fa più paura è la crème fraîche. Che io adesso dovrò preparare, Mauro. Quindi ci serve panna, yogurt greco. Amici francesi, ma questo è il vostro primo risultato Google. Marmiton. Ok, tanto abbiamo il market accanto al mulino, quindi yogurt greco, panna. Su Marmiton consigliano di fare la carbonara con i torsadè, i fusilli. Quindi immagino che useremo i fusilli. Ma tanto abbiamo comprato gli ingredienti, quindi siamo pronti. Chi l'avrebbe detto, ma oh, comprare lo yogurt greco per fare la carbonara. E poi cosa, Mauro? La Sprite per la cacio e pepe? Benissimo. Famolo in live. Oh, abbiamo iniziato le live su Twitch, su YouTube e grazie di partecipare. Un ottimo momento per dirti che sono arrivate le maglie di Pratt e sono bellissime. Per le macchie però devi pagare in più. Vabbè, molto bello. Intanto ti dico pure della Threat Protection. Perché mo con NordVPN c'hai un antitutto, è incluso e ti protegge dai malware, dai tracker, dalle pubblicità noiose e antipatiche. E puoi continuare a usare NordVPN per guardarti le serie all'estero e fare le ricette francesi. Mi pulisco un attimo. Vabbè, mo sto qua a mezz'ora perché non abbiamo la frusta elettrica ancora al mulino, quindi a tra poco. Vabbè, uno mentre in un caffè. Link. C'era il cucchiaino. Lì. Hello darkness, my old friend. Direi va bene. Mo un po' di limone. Naturalmente la ricetta indica pancetta non guanciale, quindi qua, acqua, qua, tra poco pancetta. Una cosa a difesa della carbonara francese mi dice di non aggiungere olio o burro alla pancetta. Va bene. Fusilli, mettiamone a occhio e poca. Ho letto bene, sì, ho letto bene, dice che una volta che la pancetta è dorata, va aggiunta a fuoco basso-medio la crème fraîche. Basso. Basso-medio o medio-basso? Medio basso. Il profumo di uno spogliatoio maschile di calcio. Ma oh, intanto mi dice di sbattere un uovo. Non il tuo orlo, l'uovo. La pasta è quasi pronta. Intanto qua mi sono girato un attimo e più che cucina, sembra che ho strizzato il mocio dopo aver pulito il bagno di una discoteca nella padella. Una discoteca brutta, piena di persone alterate. La vera carbonara, eh? Ah, hai sentito? È morto un romano là, adesso. Mo dice di mettere la pasta dentro il sugo, mischiare bene e aggiungere l'uovo e il parmigiano. Uovo. Mauro, puoi riprendere da vicino quello che è successo? Sta cosa mette un po' paura, a me sì. Dice Abbastanza. proprio di ricoprirla di parmigiano e mischiamo. Secondo me Marmiton, almeno per quanto riguarda la carbonara e basta, potrebbe essere hackerato domani. Avvisate Anonymous di sta cosa, marmiton.fr. E ecco qua la carbonara francese di oggi. Ti è carbonara francese con pancetta, fusilli, crème fraîche, parmigiano, uovo, sale e pepe. E se vuoi che la mangiamo, scrivi fallo nei commenti. Hai scritto fallo in caps lock, lo devo fare, l'hai fatto? Grazie. Ecco qua la forchettata. E qua sotto
il link di NordVPN per uno sconto esclusivo, 4 mesi aggiuntivi sul piano biennale e 30 giorni di prova gratuita. È un cazzotto al cuore, è qualcosa di gommosissimo, una crema strana ti pervade l'anima, sembra più un potere che ti corrompe, tipo l'anello di Sauron. E c'è sto retrogusto di formaggio dato dallo yogurt greco un po' acido. Non è cattiva, è solo un sacco sbagliata, è come un bullo delle elementari. Non è che è cattivo o malvagio, è un bambino scemo e ti fa male allo stomaco, anche lei. Mauro, neve un po'. Dai Mauro! Com'è? Mauro, non svenire con la telecamera in mano, per favore. Non è però così tanto brutta. Fate tutto. Secondo me c'è di mezzo. Chiaramente non è come la carbonara, la vera carbonara, però. Mauro, ma ti è piaciuta? Ma è piaciuta no, però non è brutta. Cioè, è mangiabile. Posa la telecamera qua. Posa la telecamera, metti la telecamera qua. Mauro, vai via. Vai via. Mauro, vai via. Ciao Luca, il nuovo videomaker. Cominciamo adesso a fare la ricetta della carbonara americana. Ok, e mo spostiamo NordVPN a New York. Comunque mi devo pulire la bocca. Mauro, hai fatto quello mi piace la carbonara e tutto? Adesso ti sta risalendo. Ora lo esageriamo. Allora, siamo a New York, cerchiamo il sito. Si scrive proprio carbonara. Come sito esce All Recipes. E la ricetta ci è andata bene, che non è la loaded, quella con i piselli, però è la chicken carbonara. Loro vogliono farci preparare questo piatto qua. Loro probabilmente quindi vogliono eliminarci. Allora, mi serve aglio, aglio, crema da cucina, parmigiano, basilico, prezzemolo. E c'è scritto Italian parsley. Proprio il prezzemolo italiano. Cioè, poi ci metto le suole di scarpa nella carbonara, però il prezzemolo italiano sia mai. Cominciamo. Ai ai ai, ci dice di cucinare la pancetta con l'olio. La pancetta con l'olio. Ok, e intanto dicono di mettere in una ciotolozza la whipping cream, il parmesan. Oh, i rossi d'uovo. Poi però pure il basilico e il prezzemolo e mischiare tutto insieme. Rosso dell'uovo, il basilico, il prezzemolo, tutto quanto. Non mischiamo, mi sono dimenticato, intanto mi ha detto di mettere l'aglio nella pancetta. Mischiamo. Ah, ma che bel composto. È proprio quello che mi immagino quando penso alla carbonara. Mo dice di mettere il pollo con la pancetta. Ah, Biden, quanto deve essere orgoglioso di me. Spaghetti. Sai cosa, ma la carbonara francese era più una minaccia. Questo è proprio un attacco. Cioè, abbiamo pure sprecato la rum questa cosa. Quasi pronto. Senti, ma secondo te l'aglio va tolto? No, perché? Io lo toglierei, cioè nel senso lo lasciamo là dentro così, proprio di violenza. A parte che l'aglio va bene! Adesso dobbiamo mettere la pancetta e il pollo in questo preparato qui. Io mi sono appena accorto, Mauro, che in questa cucina posso fare così. Dice adesso di aggiungere gli spaghetti e ora dice di aggiungere il composto stando attenti a non far impazzire le uova. Mamma mia che profumino di fogne esplose. Lo senti sto rumore, Mau? Questo è il suono dell'agonia. E eccola qua. Carbonara con spaghetti, olio, pancetta, aglio, panna da montare, parmigiano, un rosso d'uovo, basilico, prezzemolo italiano, pollo, sale e pepe. Dillo mo che è buona, no? Dillo. Chissà se nell'offerta del mese di NordVPN c'è anche tipo un Gaviscon omaggio, tipo Plus. Eccola. Del guanciale incontra il pollo e fa, ehi, anche tu qua. Non so più cosa dico, ma questa è la crema, ce l'ho qua, ostruite tutte le vene del cervello. Assaggiamo. Masticarla non è tanto un problema, è più ingoiare. Abbiamo trovato la soluzione per asfaltare tutte le nostre strade. Caro, perché guarda, il pollo è pure rosolato bene. Vuoi assaggiare, Mauro? Mo' assaggi, Mauro. Assaggiamo. Ti sfido. Tieni la telecamera, rimani dritto in piedi e dimmi che è buona. Vai. Oh no, fai no con la testa. No, questa non è buona. No, vabbè, nemmeno quella di prima, però questa. Stai scherzando? Non sono di un cazzo. Quella di prima rispetto a questa è Michelin. Ma davvero? Anzi, anticipiamo il voto. Però il pollo è buono. Dicevamo, alla fine di tutto questo dobbiamo dare un voto. E diamo il voto. Da una parte la carbonara francese, dall'altra parte un incubo di Tim Burton. Senza neanche pensarci due volte, vince la carbonara francese. Non so perché sentano il bisogno di rinfrescare un piatto come la carbonara con basilico e prezzemolo e soprattutto il pastrocchio con il tuorlo d'uovo, il parmigiano, la whipping cream nella carbonara americana.
La caricano di un sapore così pesante di latte espanso, sembra di mangiare una torta di compleanno fatta a spaghetti. Ma perché il pollo e il guanciale? Dicevamo, grazie per aver visto questo video. Qua sotto scrivimi il prossimo versus da fare. Tipo, che ne so, la pizza fatta secondo i siti tedeschi versus la pizza fatta contro i siti islandesi. Quello che volete, insomma. Nei commenti trovi il link pinnato di NordVPN con l'offerta stagionale. E noi ci vediamo a un prossimo video. Ti ricordo che per qualsiasi commento scrivi Pratt ti sfido a, quindi tipo Pratt ti sfido a ad andare a mangiare a casa mia. Io ci vengo volentieri. Ti voglio bene, grazie del like, grazie del commento, grazie del follow, grazie di essere te. Noi ci vediamo a un prossimo video o dal gastroenterologo e bella zie.